Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi farò vedere qualcosa di un po' inusuale, tanto per dimostrarvi che in questo laboratorio non si assemblano e sistemano solo PC gaming all'ultimo grido. Oggi ho qui con me un favoloso Power Mac G5 del 2004, processore Power PC, quindi quando i Mac ancora non erano su base Intel. In realtà non c'è molto da farvi vedere, nel senso che da una diagnosi che ho fatto risulta che l'alimentatore è difettoso, quindi abbiamo ordinato il ricambio. Poi vi immagino che, come immaginate, per questo tipo di macchine non è né facile reperire i ricambi né a costi bassi e soprattutto neanche con tempi brevi, però comunque ci tenevo a documentare questa piccola sostituzione, anche perché molti di voi sono sicuro che, non dico che non erano nati quando c'era questo, ma insomma diciamo che probabilmente non lo hanno mai visto come è fatto all'interno. Senza, tra l'altro, dimenticare il fatto che Stefano, quando si tratta di mela, me lascia sempre tutto a me, perché io sono il fanboy, quindi io so quello che fa la roba con la mela. A parte questo, la prima cosa che vi dico è l'alimentatore che ci è arrivato. Tra l'altro, pezzo, questi non si trovano neanche più nuovi, o meglio, non si trovano nuovi se non al costo pari o superiore a quello del PC, quindi è un prodotto comunque sia rigenerato ma funzionante. Questa è una sleppa di alimentatore da 600 watt che va praticamente solo sul Power Mac di quell'anno, di quella serie. Quindi non è facile. Già se prende quello del 2005, già monta un alimentatore diverso. Quindi non è proprio semplice andare a metterci le mani. Prima che me lo chiedate voi, ve lo dico io, perché un attrezzo del genere a oggi ha senso di essere riparato? Di base non ce l'ha perché ovviamente non avrebbe valore commerciale, cioè in particolare del Power Mac G5 trovate su internet. Quello che vale non è tanto il Power PC, ma i case, cioè questo tipo di case, se tenuto bene a oggi, ha un valore commerciale di circa tra i 60 e gli 80 euro. Quindi spesso trovate dei Power PC venduti a oggi, nonostante che abbiano più di 15 anni sulle spalle, a quella cifra, se non di più. Perché questo tipo di case si può riciclare per fare un Hackintosh con le dovute modifiche, come abbiamo fatto noi per il G4, che è ancora più vecchio di questo. Ma di questo poi se ne parlerà ovviamente un'altra volta. Questo io devo semplicemente aggiustarlo. Vi dicevo perché vale la pena sistemarlo, perché in questo caso il proprietario è un musicista, utilizza Pro Tools, che è un software molto complesso e oltretutto ha bisogno di una scheda dedicata proprio a livello hardware. Siccome che questo tipo di dispositivi costava all'epoca, ma costa ancora tantissimo, parliamo di diverse centinaia di euro, ha comunque sia senso spendere cifre anche alte per aggiustare un Power Mac del genere. Calcolate che solo l'alimentatore come ricambio si trova intorno alle 120 euro, quindi non è proprio una riparazione economica. Però in questo caso il gioco può valere la candela, perché a lui va ancora bene. Comunque sia, comprare una cosa nuova equivalente gli costerebbe almeno 20 volte tanto, calcolando pure Pro Tools, quindi diciamo che finché si mette a posto, insomma, può tirare a campare un altro po', perché non ha bisogno della velocità, ma ha semplicemente bisogno di Pro Tools in quanto programma per audio. Allora, purtroppo non posso farvi vedere tutta la fase di smontaggio perché l'avevo già smontato prima, quindi semplicemente adesso lo vado a rimontare, ma più che un tutorial, questo è semplicemente per farvi vedere com'era fatta una macchina con Power PC. Questo praticamente è stato uno degli ultimi Mac a essere prodotto con architettura Power PC, quindi non ha un processore Intel. Queste sono addirittura delle DDR, cioè DDR 400 MHz. Qui c'è una parte della ventilazione. Queste sono le schede di Pro Tools di cui vi parlavo. Questo era l'argento per gli hard disk, CD-ROM, eccetera eccetera eccetera. Adesso l'alimentatore qui va nella parte bassa. E non è semplice mettercelo, perché ci va, ragazzi, proprio pelo 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 pelo, cioè per toglierlo ho anche faticato un po'. Guardate che sleppa, calcolate che la mano mia è grande, eh? Ok, devo rimettere l'ultimo perno, cioè in realtà il primo, perché questo ho dovuto toglierlo. Questi sono i perni che reggono sia il processore sia il dissipatore, però questo qui in basso ho dovuto toglierlo prima, altrimenti non mi sarebbe uscito l'alimentatore dalla sua sede per poterlo sostituire. Detto questo, voi vi starete chiedendo che cos'è questo? Questo è il processore, cioè questo è il processore Power Mac con annesso dissipatore.
roba grossa, eh? Purtroppo nessun cacciatore di quelli che avevamo aveva una lunghezza tale con le chiavi Torx. Ok, reinserisco le ventole posteriori, che hanno un connettore ovviamente che vedete si va a incastrare perfettamente con quello sulla scheda madre. Andiamo intanto a fare una prova di accensione per vedere se almeno il problema è stato risolto. Dal dong classico, direi proprio così. Allora, ci mancano le ventole nella parte posteriore, le quali purtroppo per essere collegate hanno bisogno di un po' di spazio perché il cavo passa qui sotto, quindi devo andare a rimuovermi queste schede. Questa è la scheda video, condensatori stato solido, ancora praticamente nuovi, eh. Questo vi posso dire che in realtà ha lavorato tanto. Però questo è tutto un po' a incastro. Bene, ragazzi, anche questo breve video è finito. Ci tenevo più che altro a farvi vedere questo Power Mac G5, cosa che molti di voi sicuramente non hanno mai visto all'interno. Magari qualcuno di voi poteva essere curioso di vedere com'era fatto un Mac di esattamente 16 anni fa, quindi non più di primo pelo. Come sempre, se vi è piaciuto il video, pollicione, commentate se avete domande o volete darci suggerimenti. Ricordatevi, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale, attivare la campanella così vi arrivano le notifiche, soprattutto per le live che facciamo in genere il venerdì, ma le facciamo anche a sorpresa, quindi magari può essere un'occasione per essere avvisati sulle live non programmate. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.